È entrata in vigore la vigilanza unica europea per 130 banche, di cui 15 sono italiane. Allora, cerchiamo di capire quali cambiamenti comporta per le banche italiane che sono coinvolte e come è stata, soprattutto, come è stata misurata la salute dei nostri istituti bancari attraverso gli oramai notissimi stress test. Ecco, Paolo Savona, economista, a cosa serve avere un sistema unico di vigilanza europeo? Coerente col fatto che abbiamo un'unica moneta e quindi dobbiamo avere un unico mercato. Ma sono più i vantaggi o gli svantaggi? Guardi, nella tale situazione lei parla con uno che sostiene che oggi l'architettura europea è imperfetta e quindi ogni cessione ulteriore di potere senza soluzione dei problemi di fondo non può funzionare. Perché questo in realtà comporta nuove regole a cui devono attenersi le nostre 15 banche. Questo non c'è dubbio, beh, più che di nuove regole, perché la vigilanza italiana era abbastanza stretta. C'è stato questo discorso di fondo che, avendo ignorato i derivati, che sono una parte molto importante delle banche, delle altre banche europee, le banche italiane da questo punto di vista sono risultate svantaggiate. Senta cosa risponde Daniel Nui, presidente della Commissione di Vigilanza Unica Europea, all'eurodeputato Soru, che gli chiede proprio conto dei parametri degli stress test. Come mai questi stress test, queste analisi non hanno debitamente considerato altri fattori di rischio, come soprattutto i contratti derivati? Uno stress test non può valutare tutti i rischi, è impossibile questo, sarebbe stato necessario più tempo. Beh, professore, è abbastanza impressionante, non la risposta? Grave, non impressionante, grave, perché il problema grave dei derivati è che, non essendo facilmente valutabili, sono quelli a più alto rischio rispetto ai crediti concessi alle imprese. Ma soprattutto le banche francesi e tedesche ne hanno molti di più. Sì, certo, comunque non è questo l'aspetto principale. L'aspetto principale del problema bancario è che, se le banche non finanziano le imprese, non finanziano il mondo produttivo e raccolgono depositi per utilizzarli a fini speculativi finanziari, ritengo che il problema di fondo sia questo e occorre un intervento radicale. E intanto però, sulla base dei risultati degli stress test, sono state decise le ricapitalizzazioni che le singole banche dovevano fare. Quindi un fiume di soldi che si poteva risparmiare in qualche modo. No, capisco che il capitale diminuisce i rischi, chiamiamolo, dei governi, della banca centrale e in fondo anche dei depositanti. Tuttavia non è possibile continuare in un momento di crisi a chiedere aumenti di capitale, quindi scoraggiando il finanziamento alle imprese. Il problema principale, che è come veicolare i depositi al finanziamento della produzione e dell'occupazione, è un problema ignorato sia della Banca Centrale Europea, sia della Banca Centrale Italiana e sia in particolare dell'Europa. Ma perché è ignorato? Beh, è ignorato perché cercano ciascuno di ridurre le proprie responsabilità, è ignorato perché vogliono praticamente coprirsi completamente dai rischi che le autorità corrono, scaricando sulle banche l'onere di metterci soldi propri. Questo, devo dire, è un braccio di ferro che, in una situazione di crisi, peggiora questa situazione. E a cosa può portare questo braccio di ferro? Al peggioramento, come è successo in Italia, al peggioramento delle condizioni operative e dell'economia e delle stesse banche, dove le sofferenze continuano a aumentare. Senta, professor Savona, lei ha detto che l'entusiasmo con cui è stato accolto il quantitative easing è sconfortante. Perché sconfortante? Perché in effetti marca una ulteriore rottura dell'unità politica europea, scaricando i rischi sulle banche centrali, le quali, qualora lo Stato non fosse in grado di affrontare il proprio debito, si troverebbero in difficoltà esse stesse. Quindi è stata creata un circolo vizioso dal quale non è facile uscire, o non sarà facile uscire in futuro. È un'ulteriore bardatura, per cui io ritengo, come cittadino italiano, di essere sconfortato da ciò che si sta facendo. Non si finanzia lo sviluppo e l'occupazione, si creano condizioni di difficoltà operative alle banche e alle imprese e non si ha una visione politica di lungo periodo per portare il paese fuori dalle attuali situazioni. Ecco, lei ha anche detto, professor Savona, che il quantitative easing ci fa correre il rischio di trasformarci in una colonia politica di Berlino e Bruxelles. Aggiunge
questi rischi a una possibilità già in atto ben nota, cioè il fatto che lentamente, disfandoci di porzioni di sovranità, finiamo una normale colonia dell'Ottocento. E quindi si sta andando sempre più verso un'Europa del Nord ricca e un'Europa del Sud sempre più in difficoltà? Un Nord sempre più ricca e un Sud sempre più povero. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS.